Qual è la domanda che più frequentemente il nostro inconscio ci sottopone e alla quale non riusciamo mai a rispondere? Inizio con la mia. Che cos'è la felicità? Potrei provare a rispondere dopo la notte di martedì 14 giugno, ma preferisco lo faccia una persona a cui la nostra città deve tanto. L'uomo da Venezia per la piccola Venezia. Spesso si dice che la felicità la si trovi nelle piccole cose, vero, per carità, ma 5.000 cuori giallo-blu che battono all'unisono e si riversano in campo ad abbracciarti con gli occhi visibilmente lucidi, non mi sembrano tanto una piccola cosa. Capitan Ross, icona, bandiera, simbolo se ce n'è uno di questa vittoria e, aggiungo, sano portatore di quella sopracitata felicità. Emblema di una società che è cresciuta anno dopo anno, che ha dovuto prendere legnate, porte in faccia, critiche. Mattoncino dopo mattoncino, la conquista della massima serie è il giusto coronamento di un percorso che si preannuncia ancora pieno di tappe da vivere, per Ricky e per la sua Givova. Vivere, cantava un certo Vasco. La prima strofa, come un flash, entra nella mia testa a 6 minuti dalla fine di gara 5, quando un palamangano intero inizia ad inneggiare la tanto attesa Serie A. Viene in mente la prima volta, l'aprile del 2006, quel giovedì 13 che sembrava diventare sempre più irripetibile anno dopo anno, che assumeva di volta in volta le sembianze di un unicum, di un momento da non poter riavere mai più. È passato tanto tempo, è un ricordo senza tempo. Resterà nella storia quella prima volta, per carità, ma il libro giallo blu aveva bisogno di altre pagine, di un capitolo nuovo da divorare come uno dei migliori bestseller. Che poi, se vogliamo dirla tutta, con estrema onestà... Chiamate Scorsese o Tarantino e vediamo se questa pellicola vince allo stesso modo. Però, secondo me, Ale, un film è abbastanza limitante. Ci sarebbe voluto tipo, sai, Kafka, Dostoevskij, una roba un po' così. Beh, fate un po' voi, film o libro che sia. Questa storia merita di essere raccontata. Va raccontata a chi non ha avuto la possibilità di seguirla tutta, a chi si è avvicinato a questa grande famiglia solo quando ha visto la tavola ben apparecchiata, alle generazioni future che non potranno ricordarsela la notte del 14 giugno. Va raccontata a Peppe e Manu, baluardi del tifo giallo-blu, pilastri per chi ha finalmente potuto gioire dopo 14 anni di purgatorio. La loro vittoria è poi quella di tutti gli altri. Va raccontata a Mimì, padre affettivo della generazione che dei Salvi, Lowers, Wilson e compagnia può avere ricordi vaghi e che ora si ritrova a vivere un sogno. A nome di tutta quella generazione e non solo. Ci manchi, Mimì, ci manchi sempre. Va raccontata a Gennaro, che se ne andò sul più bello nel 2016, prima di quella maledetta gara 3 a Montichiari che cambiò inevitabilmente l'inerzia della serie, del destino e della storia degli anni successivi. 6 anni dopo questa promozione, caro Jenny, è anche tua. Non potevate essere lì, ma quanto vi abbiamo sentito vicino. Siamo arrivati all'Eldorado e lungo tutto il viaggio ci avete guardato le spalle. Siete stati sempre con noi e lo sarete ancora. Vi abbiamo immaginato col migliore dei vostri sorrisi stampato in volto, guardando tutti quegli occhi gonfi, quegli abbracci, quei colori, i vostri colori, fondersi in quell'area magica di casa nostra. E poi, quella coppa alzata al cielo, così in alto da poterla far toccare anche a voi. Qualcuno, diciamo il peccato, ma ovviamente non il peccatore, ha dichiarato, senza troppi giri di parole, che vincere un campionato a scafati è come vincerne 10 da qualche altra parte. E probabilmente non intendeva in Italia, ma nel mondo. E per tutti coloro che sanno, questa affermazione troverà riscontri positivi. Ed allora un quesito sorge spontaneo, una domanda a cui probabilmente solo due persone possono rispondere. Che cosa si prova? Cosa significa vincere a casa propria, per la propria gente? Allora,
Il fatto di dire che vincere un campionato a Scafati vale 10 volte rispetto a vincerlo altrove è solo un luogo comune, ragazzi. E vincere a Scafati vale 10 volte in più perché è 10 volte più bello. Vincere in mezzo alla propria gente, ai propri tifosi, di quelli che sono di Scafati, ma anche di quelli che sono nel comprensorio di qui, della zona della provincia di Salerno, del comprensorio di questa zona vesuviana. Cosa dire? Vincere qui veramente è stato un'altra, per me la seconda volta, la volta bis, la volta che si ripete e non c'è niente da fare. La prima volta è bella, ma la seconda è ancora più bella. Adesso godiamoci questa vittoria, lavoriamo per il futuro e lavoriamo per rimanere qui e fare buone cose in questa nostra realtà, che qui siamo nati e qui dovremo restare. Tutti uniti con una mano forte da tutti, tifosi, istituzioni, sponsor, amici, società e club interni. Tutti insieme dobbiamo continuare in questo sogno, mi raccomando, tutti insieme. Vincere per la propria città e la propria gente è magico, nel senso che noi sognavamo di vincere anche a Desio in realtà, però poi oggettivamente è stata un'emozione talmente grande quella di vincere davanti alla propria tifoseria, alle persone che ci seguono da anni, ci seguono dall'anno di Serie B, è oggettivamente impagabile, cioè a parole molto difficile da descrivere, e solo vivendo quel momento si può realmente capire che cosa significava per noi vincere questo campionato. È la vittoria di chi ci ha sempre creduto, di chi ha sempre sperato che il vento potesse cambiare, che prima o poi la ruota gira per tutti. È la vittoria della perseveranza, di chi non si è arreso neanche nei momenti più bui, di chi ha saputo attendere. La vittoria del padrone attualmente più longevo della storia del basket italiano. La tradizione che si tramanda di padre in figlio, la vittoria della costanza e della competenza, la vittoria della meritocrazia. La città di Scafati, tutta, si inchina e ringrazia la famiglia Longobardi. In Italia si legge Scafati e si pronuncia pallacanestro, e questo è un qualcosa che va oltre il parfait, oltre il punteggio alla sirena finale della domenica. Ma restando in tema di inchini, non è che a questa città, a questa squadra, servisse un professore esperto in materia di promozioni? So Diego e ti spiego. Beh, il signore d'Aprilia qualche spiegazione effettivamente l'ha data. Marziano per tutto l'arco dei playoff e non solo. MVP delle finali in ciabatte o con la sigaretta, come preferite. Anzi no, meglio col sigaro, magari quello cubano. Chapeau Diego. Quel che è innegabile, però, è che è stata la vittoria del gruppo. Un gruppo speciale, unico in tutti i suoi effettivi. Un gruppo di eroi. Dagli under, da chi è stato sempre presente e disponibile per aiutare durante gli allenamenti, sin da agosto. La serietà di Ambro, fondamentale nel percorso, la sfortuna che ci ha visto benissimo con Toble, la faccia tosta di Parra, la testa costantemente sopra il ferro di Joe Mobio, la rivincita di Kanji, il cuore oltre l'ostacolo e le caviglie di Vale, l'incredibile efficacia di Rino, i muscoli e l'ormai celebre Too Small di Edo, la mentalità vincente di David, le gare 5 di Rotney, la leadership dell'MVP. Il sangue ormai a tutti gli effetti giallo-blu del capitano. Un'intera stagione senza mai perdere tra le mura amiche, allucinante ed impensabile record. Grazie alla perfezione di Nanni, all'ossessione di Rossi, alla professionalità di Confessore e Tortora, alla bontà, l'esperienza, la carriera di Antimo Lubrano, al bastone e la carota di Gino Guastaferro, all'abnegazione di Mario Di Capo ed Antonio Poglioso, ad Angelo Carmando, senza orari e senza aggettivi, semplicemente la storia di questa società. Doveroso citarli tutti, senza dimenticare la famiglia Givova, da oltre 10 anni cuore pulsante dello Scafati Basket. E quindi eccoci qui. Spero di non aver dimenticato nessuno, e nel caso non fosse così, spero possiate perdonarmi. Questa storia meritava un finale del genere, un finale dove Davide batte di nuovo Golia,
perché per la maggior parte di siti di informazione, portali web, testate giornalistiche e chi più ne ha più ne metta, Scafati era sfavorita sulla carta al cospetto di una gigante del basket italiano e magari europeo come Cantù. Bene, ora prendete tutti quella carta, datele un ultimo sguardo, fatele un enorme sorriso e stracciatela. Stracciatela in 14 pezzi. 14 come gli anni che abbiamo dovuto attendere. 14 anni di sogni, di illusioni e delusioni. 14 anni di speranze, di alti da far girare la testa e di bassi da perderla, la testa. 14 anni di chilometri, oltre ogni difficoltà logistica, economica, senza mai guardare la classifica. Anni di amore indissolubile, vero, sincero. Anni di passione viscerale, intensa, inconcepibile per chi non c'è dentro. Anni dove quelle notti in bianco finivano sempre con volti scuri e tristezza palpabile ad innumerevoli miglia di distanza. Quindi fidatevi, quando sentite non è per il blasone, non si tratta di frase fatta. Scafati meritava di rinascere, Scafati aveva bisogno di rinascere. Certe emozioni, certi brividi, con le sfumature giallo-blu, hanno una valenza diversa. I sacrifici per una volta ripagati, le preghiere per una volta accolte. Per una volta si è venuti a conoscenza del finale del sogno, senza che nessuno lo interrompesse prima. Giubilo, giubilo totale. Vincere un premio, un riconoscimento, ma vincere qui significa riscatto. Riscatto in tutte le sue sfaccettature, perché che sia Milano, Bologna, Latina, Cagliari, Bernalda, Venafro o Agropoli, la costante è sempre la stessa. La costante è il giallo-blu, l'84018 che sventola fiero la propria bandiera. Scafati c'è, ora e sempre. Scafati ha voglia di vivere. Scafati ha imparato a sognare e non smetterà, perché alla fine è successo davvero. Scafati, per una notte o forse più, ha trovato una risposta alla domanda. È tutta qui, la felicità. La felicità è tornare a casa. Dopo la Tezenis Verona è la Gibova Scafati, l'altra squadra promossa in Serie A. Grande gioia per il patron Longobardi, per tutto lo staff, per tutti i giocatori e lo staff tecnico. Coppa al cielo, Gibova Scafati, che nella prossima stagione calcherà i campi della massima serie per la terza stagione nella sua storia. Dopo 14 anni, anche a Scafati si torna a respirare l'aria di Serie A.